abbiamo anche ecco qua. Gruppo quasi a completo. Ma ripilio o non ripilio? Ripilio. Allora, guarda, è accesa. Per l'evento di oggi facciamo qualcosa di nuovo, ma più o meno sempre uguale. Oh, siamo in traccia, eh? È la forestale. E sale di più della funivia. Come riscaldamento al trail running. Ottimo. Mi sembra il top. Si era sottovalutato la salita come elemento critico della giornata di oggi. Maremma dell'Ortia. Ecco qua, sempre risalita alla doganaccia. Come avete visto prima, perché ho lasciato la camera accesa. Tutto il prunaio ci sa il video, eh? Non l'hai visto. Con io che smoccolo perché non si è preso l'asfalto. Allora, volevo dire questa cosa che potrebbe sembrare popolare, ma non lo sarà. Secondo me, quando si arriva in lago, tutti quelli che hanno corso diranno: se basta, bello è finito. Allora, che butta lì, si andrà fino con le scale o appunto su. Oh, via, dopo le cazzate che pronti per il trail running. I raffazzonati, invece sì, sì. C'è chi porta anche la maglia, io sono free ride. Io super raffazzonato. Oh, ha detto parte. Non l'hanno portata. Ma Flavio, sei così senziato. Ora Flavio, Flavio è l'estremista, Johnny Canotta. Siamo partiti a correre. Checco, vai piano, porca puttana. Guardate la situazione. La situazione attuale è questa. E Riccardo? E lei già c'è Riccardo. Qui, zona fresca, sotto le piste. Sto morendo. Amici! Andiamo! Ecco qua, ho raggiunto Checco. Ma non perché si è fermato lui, perché ci ho fatta a richiappallo. Ora è parecchio ventolato. Piero un coccolone. Pezzettino pare in discesa, mi sono quasi riposato. Allora, contrariamente a quello che pensavo, fa quasi freddo, anche se sono sudato marcio. Siamo arrivati alla vetta, il trail running è bello per questo, però non lo fate dai retta, e comunque il panorama merita ste fatie del cavolo. Ah, questo è un passaggio che qualche anno fa si fece anche un bici, e me lo ricordavo un po' tostarello. Via, e ho ripreso gli stronzoni che mi volevano abbandonare, non mi hanno neanche aspettato. Comunque volevo dire che eravamo preparati per una cosa del genere. Niente pausa. Sì, sì. Poi tra l'altro ho richiappato Checco alla grande. Anche stavolta. Oh, ma vai piano, ti do una pedata. Sono in grande forma. Più che con la prestanza fisica l'ho raggiunto. È uguale. L'ho raggiunto con le minacce. Minacce di morte. Non è la mia che non ce la facevo. Ti sto richiappando? Flavio! Ha fatto anche il giro del lago, te. No, no, sono bagnato e basta. Ecco qua, dietro a Checco, che ho ripreso un'altra volta, perché parte forte ma poi io ce l'allungo. Siamo quasi alla fine.
Allora, Doganaccia, post 10 km e 500 metri di dislivello di trail running. Qui c'è del sudicio, dei rami, addio. Ah, ma qui è subito così. Ma c'è dell'issio, eh! E là! Io però, se mi metto un po' a distanza e non vedo una sega nulla. C'è delle break bambas! Dai, dietro gli anziani, eh! No more anzianotti, anziani! Si è sbagliato! Ah, bella però, eh! A parte la sguittevolezza, è bella! Sì, non siamo a nulla, eh! Questo è l'aperitivo, l'antipasto! Questa bella terra, tutta sguittevole! Senti, mi mosce le gambe, oh! Allora non ti ripillio! Vai, John, ti ripillio! Ah, no, io pensavo ti ripiasse lui! Me la piglia David! Oh, comunque... Ah! La Doganaccia, i sentieri migliori di sempre. Ti hanno dato quella pulitina che... Bellissimi, mi ci sto divertendo a ciucco. Ma è sempre garbato. Ma come oggi. Troppo bello. Allora, dopo la pausa abbiamo chiamato perché quell'altro non arrivavano e ci abbiamo un infortunato che è caduto. Speriamo che si sia fatto troppo male. Thank you.
mezzo, ma con un po' di mestizia si torna a casa. Porca vacca, non ci voleva. Poro Rick. Prima maiala.